Best of di novembre. Può andare, sì. Insomma, magari la prossima volta evitiamo. Vabbè. Ecco qui dietro di me, vedete la primissima novità di novembre, che però non vi mostrerò. Tendo a metterlo in un altro video. In ogni caso, come vedete, ho un PC. Effettivamente ce l'avevo anche prima un PC, ma ho cambiato PC. Questo qui è il PC nuovo, finalmente. Sono un sacco contenta. Così ho potuto iniziare a montare un pochino meglio i video e avere un sacco di implementazioni nuove. Però non vi dico altro, ve ne parlerò più avanti. Quindi passiamo alla seconda cosa bella di novembre. Se il letto collabora e Vega non si muove perché sta dormendo, la vedete? Qui dovreste essere abbastanza stabili. La seconda cosa bella di novembre direi che sia assolutamente il fatto che hanno iniziato a mettere tutti gli addobbi natalizi in giro. Qui hanno cominciato veramente presto rispetto al solito e ci sono già tutte le luminarie in giro per la città e credo che le abbiano messe presto per unirla alla festa del torrone. E c'ero stata l'anno scorso, se vi siete persi il video ve lo lascio qui sopra. In ogni caso il periodo che va da fine ottobre, quindi da Halloween in poi, è il periodo dell'anno che assolutamente preferisco. Insomma, c'è Halloween, poi c'è il fatto che iniziano a mettere le luminarie in giro, tutte le decorazioni, si avvicina il Natale, c'è il mio compleanno, è il periodo che davvero preferisco. Ma andiamo avanti. Eccoci qua, un po' in ombra, ma vabbè. Questo, qualcuno di voi lo riconosce? È la prima, credo, edizione di Animali Fantastici e Dove Trovarli. È un sacco ingiallita, non so se... sì, si nota. Ma è veramente vecchissima, l'avevo preso proprio ai primi tempi in cui era uscito. E vi faccio vedere questo libro perché è l'unica cosa che ho per dirvi che ho visto Animali Fantastici, I Crimini di Grindelwald. È stata una cosa bella perché era un film che aspettavo, ma è stata al contempo una cosa brutta perché il film non mi è piaciuto, in tutta sincerità. Secondo me è un episodio molto superfluo, cioè bastava il primo episodio e terzo, che dovrà ancora venire, quindi spero che sarà decente, ma secondo me questo secondo episodio poteva essere riassunto in due scene messe nel prossimo film, praticamente. Per non parlare del finale, non parliamo del finale, è meglio. Poi questo mese c'è stata la festa del torrone, che vi ho già nominato prima. È una festa che a me piace veramente un sacco, ci faccio almeno un salto ogni anno. Vorrei anche riuscire ad andare a vedere di nuovo lo spettacolo finale, che di solito è veramente un bello spettacolo, però è strapieno di gente e non trovo mai il tempo di andarci, quindi sono anni che purtroppo lo spettacolo finale lo salto. Però riesco ad andare a vedere le bancarelle, sono piene di torrone, ci sono le castagne, c'è un sacco di roba. A prezzi estremamente maggiorati, ovviamente. È una delle feste caratteristiche della mia città, visto che il torrone è nato proprio qui. Ma andiamo con l'ultimissima cosa. Anche questo video è abbastanza veloce. Ed ecco qui, voi vedete questa busta e direte: che ci sarà mai? E lo dici anche tu, perché effettivamente ci sono dentro anche cose tue che però non puoi vedere, perché qui ci sono i regali di Natale di quest'anno, quelli che ho fatto io a altre persone e a Vega inclusa. Ovviamente non vi faccio vedere assolutamente nulla, però questa è stata l'altra cosa bella, il fatto che io abbia già completato tutti i regali di Natale e quindi posso stare estremamente tranquilla per tutto il prossimo periodo. Dovrò solo incartarli ovviamente un po' più avanti e poi avrò decisamente completato il tutto. Sì, comunque non fateci caso, io faccio sempre i regali di Natale con largo anticipo se posso, quindi questo per me non è neanche un anticipo così largo, è la normalità. Questo perché un paio d'anni ho dovuto fare dei regali molto più avanti e alla fine era finita che non riuscivo a trovare quello che volevo prendere perché era già stato venduto ovunque. Altre volte mi hanno portato a fare i regali di Natale il 24 dicembre, decisamente non mi piace fare i regali all'ultimo, troppa fretta, troppe poche cose in giro, non trovi quello che vuoi, se lo trovi magari non è esattamente come lo vorresti, quindi preferisco prendermi il mio tempo e farli decisamente prima, almeno così sono sicura che se non li trovo c'è tempo perché tornino e se li trovo sono già a posto. Comunque direi che questa era proprio l'ultima cosa bella. In realtà probabilmente ci sarebbe da inserire anche il fatto che c'è il mio compleanno, ma questo video lo sto registrando prima del mio compleanno per poterlo editare, montare e portarvelo quando devo portarvelo, quindi il mio compleanno non è ancora arrivato, quindi non lo posso inserire, ma lo inserirò probabilmente nel prossimo video, che tra l'altro sarà l'ultimo best of sia dell'anno che in generale. L'anno prossimo non voglio riportare i best of. Qui c'è Vega, la vedete? Sì, la vedete, vuole curiosare perché dentro ci sono
sono anche i suoi regali. Ma non può curiosare perché i tuoi regali non li puoi vedere ora. E a questo punto io direi che vi possiamo salutare, visto che c'è anche Vega che mi sta anche dando la zampa. Mi sta dando la zampa perché vuole vedere i regali. No, Vega, non possiamo. Devi aspettare come tutti Natale. Noi vi salutiamo e ci vediamo mercoledì prossimo con un prossimo video che sarà il primo della serie di dicembre. Quindi spero che sarete eccitati quanto me. Spero di potervi portare dei video interessanti anche per dicembre. Ma vedremo un po' come va la cosa. In ogni caso vi ricordo che qui sotto avete tutti i link per seguirci su tutti i social esistenti, cioè almeno su tutti i social esistenti dove abbiamo un account. Quindi andate a sbirciare e a seguirci. Noi vi salutiamo e ci vediamo mercoledì prossimo con un prossimo video. Ciao a tutti!